Mettilo qua, mettilo qua. Passa davanti, passa giro. Passa davanti. Ehi, hey, DJ, no. Just play the song. Dammi un pochino di reggaeton. Meno male che non so parlare di nuovo con Vamos. Alla playa, dovevo fare il balletto. Vamos alla playa. Adesso dovrei alzarmi e mettere la mano lì. Hai ancora forza, vado io. Dai, vado io. Vado. Vai, vai, vai. Io. Ciao amici e bentornati nel nostro video podcast. Il podcast del martedì. Ci siamo di nuovo incastrati. Ripartiamo. Vai, vai, ti lascio parlare. No, no, parlo. La tengo, non la rifaccio. Fussino, Alex Metticelli. Presenti come sempre, le nostre intro sono le migliori di qualsiasi canale. Sono ragazzi. Naturali, sono sì, naturali. Naturalex. Tutto bene? Tutto a posto? Come va? L'argomento di oggi è particolare, lo faccio introdurre da Federico perché mi ha subito interessato. Ah, quindi parliamo del mio stavolta? Sì, 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 il tuo, il tuo. Che questo... bello, perché di solito tutte le volte iniziavamo con lui che mi faceva, parliamo di questo, ok. Stavolta tucati. Tucami, tucami, tucatù. Allora, in realtà il più che altro è proprio un discorso, più che un argomento nello specifico, perché la scorsa settimana, vi racconto subito l'aneddoto e il perché voglio parlare di questo argomento, così ci arriviamo un poco alla volta. È successo che tranquillo tranquillo me ne andavo sulla mia bella bici e un insetto mi ha morso la gamba. Nel giro di una giornata mi è diventata una gamba tanta che manco riuscivo più a camminare, antibiotici, punture, di tutto e di più pur di far passare sto gonfiore. E quello che mi è venuto in mente è: quanto siamo effettivamente fragili? Cioè, una puntura. Io sono 2 metri, 1,94 m, siamo precisi. 6 centimetri sotto i 2 metri, per gli amici matematici. E un insettino, magari grosso così, che mi ha punto sulla gamba, mi ha devastato per 3, 4, 5 giorni, cos'è stato. E quindi, davvero, quanto siamo fragili? Quanto siamo vulnerabili? Siamo molto vulnerabili. Quando mi ha proposto l'argomento, me l'ha accennato prima di iniziare la registrazione del video, devo dire. Effettivamente ha ragione Federico, se noi guardiamo, cerchiamo di stare bene, cerchiamo di fare una vita sana, di mangiare sì. sano, abbiamo praticamente il corpo perfetto, un organismo che è una macchina, sì, sì, meglio il corpo di un, umano è una macchina, meglio di un orologio svizzero, basta davvero quel delta che ti sposta la Y al posto che la X, volevo fare il figo a dire due cose così a cavolo, ti rovini la giornata, ti rovini magari anche l'esistenza, perché ci sono degli insetti anche molto più piccoli, che sono velenosi, che ti possono rovinare anche neurologicamente o crearti delle reazioni al tuo corpo che neanche tu sapevi. Sì, basta, basta davvero poco, basta niente per far sì che la tua giornata, come diceva Alex, cambi da un momento all'altro, oppure che, come poi vabbè, in quel momento è ovvio ormai, nell'epoca in cui siamo, ho iniziato a girare su YouTube, no? Per forza. Cioè, più che altro... Dottor Google! Mi passavano... Andatevelo a rivedere qua sopra, Dottor Google. Però non volevo medicarmi da solo, semplicemente ormai sappiamo che i telefoni ti ascoltano. Assolutamente. Quindi sì. Mi sono passati davanti video di oddio, guarda questo insetto, cosa ha fatto questo ragazzo. E una persona che è stata morsa sul labbro da una vespa, gli è rimasto il labbro per tutta la vita al doppio delle dimensioni. Ecco. Cioè, ha avuto il botulino gratis in pratica. Non sì, so praticamente tutto. Tutti hanno cercato di sfatare il mito che lei fosse andata dal chirurgo plastico, ma in realtà non era stato un insetto. Si può anche legare ai cambiamenti di umore che abbiamo già trattato in passato, perché davvero ti può cambiare l'esistenza, un incidente di percorso, perché sì. Possiamo chiamarlo tranquillamente incidente. Voi pensate, una volta io stavo andando in scooter, tanti anni fa, avevo il casco aperto, il jet, al posto di quello chiuso, perché in quel periodo volevo usare quello, una vespa, mi ero dimenticato di mettere la bandana, una vespa mi appunto sul collo, dritta mi è arrivata qua. Fa male, poi a quella velocità, anche mamma se non ti punge, la botta. Una cosa, il collo così per giorni, una cosa incredibile. E davvero è strano, perché tu conduci una vita serena, una vita tranquilla, davvero... Basta un niente per farti capire quanto sia perfetto, ma quanto sia difficile a volte da riparare il nostro corpo, che è una macchina, come ho già detto prima, perfetta, ma sì, che, vulnerabilissima. Che poi, se ci pensiamo, in realtà il nostro corpo in quel momento, ok, sta male perché c'è magari in questo caso la puntura dell'insetto,
Però lui lo sta facendo per il suo bene, cioè il suo gonfiore in realtà è una reazione del nostro corpo per far sì che il veleno o qualsiasi cosa sia non propaghi per il resto del, nel mio caso, dell'arto, ecco. Chiamiamolo un meccanismo di difesa del nostro corpo, sì, per salvaguardare organi e altre parti. Però io ho visto la foto, non la possiamo far vedere per ovvi motivi. Perché sono sbucato. Credetemi che quando ero 40 fischia chili in più, signori miei, avevo le gambe più piccole. Ma proprio una cosa... a me non entravano più le scarpe e neanche i calzini. Perché uno dice, ok, la scarpa è rigida e tutto, neanche il calzino che è elastico, non mi entrava più. Ma quindi non sei riuscito neanche ad andare al lavoro? No, allora il venerdì mattina sono andato comunque, ma il pomeriggio non riuscivo neanche a stare più seduto e quindi sono andato a casa. Sì. Perché e non riuscivo più a guidare. E poi dirò una cosa che vi attiverà dei ricordi. Ti batteva dove ti appunto, sai, sì, che sì, senti, sì, battere, sì, di cosa, ma ti bussa la ferita. Ma perché si gonfia talmente tanto che senti tutte le vene che sono schiacciate, no? Sì. Quindi senti il sangue che fluisce. Poi più accelera il tuo battito cardiaco, più senti la ferita, è una cosa incredibile. Ma voi, per caso, siete stati mai punti da un insetto? È capitato mai qualcosa che vi ha fatto capire quanto siamo perfetto ma fragile? Esatto, quanto siamo fragili, esattamente. È un argomento speciale, è particolare, ma noi vogliamo parlare di tutto quello che ci accade quotidianamente, perché è troppo facile parlare della sonda o del drone di Marte. È facilissimo, noi vogliamo parlare di attualità e di realtà, tutto ciò che accade nella nostra vita. E ti accorgi, andando a rivedere anche i podcast vecchi che abbiamo fatto, quante cose scontate ma reali che abbiamo detto, è vero, ma proprio realissime. Poi noi siamo naturali, cioè cerchiamo di parlare primo di quello che ci interessa, secondo delle cose che ci accadono oppure che sono secondo noi interessanti. Quindi cioè davvero può essere qualsiasi cosa. Quante volte avete visto un video dove hanno detto una cosa banalissima, dal far vedere la meme che svuoti il lavandino, sì, per sentire che rumore fa, e tu fai, è vero, l'ho fatto anch'io, per bucare la gomma con la matita. Cavolate del genere. Ti sblocco un ricordo. Questo è sbloccarvi un ricordo e anche rendervi consapevoli, ma tanto lo sapete già, di quanto sia fragile il nostro corpo così perfetto. Sì, quindi attenti a non lasciarvi andare in molte situazioni, come è stato, già abbiamo parlato del cambiamento fisico, sì, di tutto questo, perché per quanto il nostro corpo sia perfetto, anche lasciandosi andare dal punto di vista alimentare, sportivo e tutto, cioè proprio lasciandosi andare, vi state facendo del male in una maniera assurda, neanche ve ne rendete conto. E così è pure volontario, tra l'altro. Sì, sì, sì. E non è assuefazione, ma è stupidità, ragazzi. Pensate solo quante persone si sono attivate, purtroppo, anche delle cose spiacevoli nel proprio organismo, battendo magari il gomito su un angolo, avendo dei traumi. E poi partono delle reazioni a catena nel corpo che sono devastanti. Diventa un domino. Tu inizi da una cosa piccolina, va tutto giù, il tuo castello, tutta la tua linea della salute, della vita, qualsiasi cosa, comincia a crollare. È incredibile che basti un niente per fermare tutta la nostra linea tranquilla della vita. Sì, magari sembra anche una cosa stupida, però in realtà poi basta davvero nulla. Tipo io, sempre legato al fattore di puntore d'insetto, mi è venuto in mente che conosco una ragazza che è stata punta da un ragno, sì, ma ha lasciato... No, non è diventata Spider-Man, anzi Spider-Girl in questo caso. Ma gli è successa una cosa particolare, perché lei si è lasciata un po' andare, non ci ha fatto troppo caso e tutto, anche perché magari una puntura non ti fa nulla. Ha iniziato a gonfiare, sì, era stata punta sul gomito. Un giorno, mentre faceva le pulizie, ha sbattuto il gomito, gli si è aperto e gli sono usciti tutti i ragnetti. No, pensate solo, ha provato praticamente... praticamente gli aveva fatto le uova nel braccio, sotto pelle, perché non l'aveva punta talmente in profondità da fargli venire infezioni o qualcosa, ma gli ha covato... Era stata fecondata senza saperlo nel gomito. E questo non è stupro. No, assolutamente no. Siamo politically correct. L'esempio più banale, signori, è questo. Bicchiere di vetro. Cade un bicchiere di vetro, vi rimbalza 5 volte e non si spacca. What? Il bicchiere di vetro vi cade e tocca l'angolino giusto, sì, hai 1000 pezzi, sì. Questo è il nostro corpo. Oppure, per chi è più piccolo, il telefono, le urla contro i telefoni quando si spaccano i vetri. Sì, che magari ti cade in 1000 modi, non succede, sì, niente.
tocchi un angolino, distrutto, crasha totalmente così. Qualsiasi cosa. È bello perché non ci sono basi musicali su questo video podcast. Ci siamo solo io e lui, nasi che prudono, sì, ed emozioni reali. Perché parlare, poi avete visto, abbiamo cominciato a mettere anche un po' di moquette. Non so se si vede, sai. Perché dal sensei Fussino ho imparato che dobbiamo trattare come un tatami questa zona di creazione. Esatto, questa zona anche di creazione artistica. Ma voi siete stati mai no, sarebbe orribile. Siete mai stati vittime di un essere? Insettismo. Insettismo, così. Per dire il morso di un serpente, che non sia velenoso, sì. Ti si gonfia come la tua caviglia. Oppure se siete mai arrivati al punto, come ho fatto io, di pensare, ma davvero quanto sono fragile per un nulla, una scheggia, qualcosa. A pensare, ma davvero sono così fragile da lasciarmi abbattere per una cavolata. Lo pensavo anche un albero. Da farmi abbattere. Detto questo, vi siete visti questo bellissimo video podcast di questo martedì, la fragilità del nostro corpo. Io intanto che facciamo come i mimi, riprendo Federico. Siamo perfetti. Ma quanto è stato bello la settimana scorsa che ci siamo seduti? Lo rifacciamo. Ma ne arriveranno altre. E tra l'altro, giovedì ci sarà la mukbang. Non si sa. Perché lui... Durante questo video podcast di oggi ha toccato due o tre tasti che probabilmente tratteremo giovedì. Va bene. Quindi tornate indietro, riguardatevelo, segnatevi due o tre appunti. Punti, per quando parlo sembra che dica sempre... Si può dire? Cavolate. È vero. Si pensa che io dica sempre cavolate, ma magari se mi ascolti un po' più in profondità puoi capire che... Qualcosa di interessante lo dico, dai. Lui è il mio Freud, è l'interpretazione dei sogni. Oddio, che bello. Pensa che bello. Ma mi sono legato perché stavo vedendo una cosa sullo schermo. Quindi però è bello legare la mia vita a tutto quello che mi passa. Io non mi rotolo nel... Vabbè. No, tu sei il Freud calistenico. Calis Freud. Okay. Signori, grazie. Vi ricordo, grazie, come sempre qua sotto c'è anche il canale di Fede. Sta facendo un sacco di bei video, tanti temi. Poi se siete un po' più sboccati come lo siamo noi anche nella vita privata, lì trovate di tutto, ma soprattutto argomenti sempre differenti, interessanti e intelligenti come cerchiamo di essere anche noi. Interessanti ci provo. Il tentativo è sempre riuscito. Grazie Fede. Grazie Ale. Sto giro mi alzo io. Signori, alla prossima. Ciao. What?